Ciao a tutti, chi c'è? Chi c'è? Chi non c'è? Rip is live. Diamo un po' di musica. Diamo un po' di musica. Allora, ragazzi, bene, inizia una 3-4 giorni un po' intensa, una 5 giorni un po' intensa fino a domenica che andiamo live nel channel di Hank e via. Allora, cosa volevo fare? Volevo innanzitutto tornare a lavorare un po' su Project Euler. Dove eravamo arrivati? Vediamo un po'. Eravamo arrivati qui, numero 22, name scores. Allora, using names.txt, vediamo un po' come è fatto sto file. Tutti i nomi. Bene. E lo salviamo. Tac. Save link as. E ora lo mettiamo in drive rip coding chip P22 names. Ok. È un 46k text file. Sono live. Sono live. Che contiene oltre 5.000 nomi. Intanto ordinano in ordine alfabetico. Vabbè, non dovrebbe essere un grande problema. E poi trova l'alphabetical value per ogni nome. Multiply. Ciao, scelte di vita, buon pomeriggio. Multiply this value by its alphabetical position in the list to obtain a name score. Alphabetical value. For example, when the list is sorted into alphabetical order, colon, which is worth 3 più 15 più 12. Ah, ok, l'alphabetical value sarebbe la lettera A vale 1, B vale 2, C vale 3, occhio JK, WXX. E siccome è il 938esimo nome nella lista, Colin sarà 938 per 53, uguale a questo qui. E quindi bisogna fare la somma. Bah, sembra abbastanza facile. Intanto, domande che farei se fossi a un colloquio. La lista in ordine alfabetico, quindi quello in posizione 0 in realtà è il primo, quindi 938 vuol dire che immagino sia in posizione 937 nell'array, cioè sarebbe a indice 937. Ok, va benissimo. Ma mi sembra abbastanza facile. Ciao D3R36. Sembra abbastanza facile. Vediamo. Allora, intanto per chi è a Zurigo, oggi alle 5 e mezza si va a scalare le montagne. Chi vuole aggregarsi è il benvenuto. Ok. Name scores. Allora, che facciamo? Facciamo leggere. Passiamo qualche parametro. No. Leggiamo tutto qua dentro. Andiamo bene. Print name scores. Ok. Ciao a tutti. Ciao Mnich. E ciao Mattia. Matto. Scappellaio matto. Prima volta ti becco in live. Rippone. Rippone mi piace. Se non muoio, mi piace. Allora, come fa a passare name score? Primo passo, aprire il file. Open, l'abbiamo già fatto. Allora. Open. Mi sembra che si chiami. E che cavolo? E che cavolo? Come si chiama? P underscore showing finder.
.txt. Allora, mi si chiede un attimo, sto cercando di sopravvivere. Ok. Brutta tosse. Brutta tosse. Scelte di vita. Giorgio, come mai il canale Twitch ha preso il nome del tuo blog? Ma in realtà volevo anche creare il mio canale YouTube, no? Cioè, in realtà volevo avere un branding unico, quindi tutto lo stesso nome. Però, alla fine, il blog era in progress, il canale YouTube è Mr. Rip e Twitch è retire in progress. Beh, Mr. Rip è retire in progress, RIP. Quindi in teoria è lo stesso, la stessa roba. Ciao Potpov, andiamo bene questa tosse. Che ti devo dire? Ci manca solo quella, ci manca solo quella. Sto male, cioè, fino a Zurigo ho fatto un tempo da inverno, fino a 3 giorni, fino a 2 giorni fa. Ora che arriva il sole, si fa bel tempo, io sto male. Succede, succede. Allora, apriamo questo file. Sì, non guardate che mancano i vari with o whatever, chi se ne frega. Dai, vabbè, facciamo i bravi, facciamo i bravi. Dai. Ma sì, chi se ne frega. Allora, apriamo il file e devo adesso vedere il contenuto di questo file, che è più o meno fatto così. Quindi c'è uno split con la virgola. Andiamo a prendere. L'ho già usato. Come fare? Ok, andiamo a cercare il metodo per fare in Python queste cose qua. Reading file Python split outer file Python reading string from file split values. Ok. Fantastico, fantastico. Fantastico. Leggiamo e facciamo split. Wow, divertente. Vediamo se funziona. Ciao Shont, ciao Giorgio. Non riesco mai per impegni lavorativi a seguire le tue live, ma uffa. Ma le guardo tutte indifferite. L'unica che potrei vedere è questa, ma non so se programmare. Non so programmare, dovrei. Do not worry. Se non sai programmare, questa è abbastanza inutile. Ti può ispirare alcuna, diciamo, del problem solving che può essere interessante. Ad esempio, però, ora sto combattendo con cose che sono un po' noiose. Devo capire come leggere un file che ha questa semantica, cioè che ha questa sintassi, e estrarre le singole stringhe. Combatterò con queste cose noiose. Poi imparerò qualcosa, ma non ci farò niente perché non accadrà, non servirà mai nulla. Mai più nulla. Ah, è un'unica linea? Se io faccio read, come posso? S uguale f.read. Read, che parametri? Prende qualcosa? No, f.read. E questo lo facciamo dopo. Facciamo return s, vediamo cosa torna. Ok, tutto il fa, esatto, è l'unica linea, bellissimo. Adesso sf.read.split e alla virgola. Adesso il rischio è che tornino stringhe che contengono anche gli apici. Vediamo un po'. Esatto, tutte le stringhe contengono gli apici. Andiamo a levare gli apici. With open file, lo so, ma non, è un'unica linea. È un'unica linea. Cioè, il with ci sta, bravi, avete studiato, bravi. Però, cioè, non sto scrivendo del codice di libreria robusto. Sto aprendo un file che sta lì. Se c'è un'eccezione, vivremo con questo.
Adesso è un'unica linea, se faccio read legge tutto quanto, questo qui è un va a capo solo per visualizzazione, e sono nomi con i doppi apici e delle virgole che separano. Potrei usare come split apice, virgoletta, apice, però poi perderei probabilmente la prima. Diciamo che potrei fare replace. Da, è solo una questione prettamente burocratica qui. Splittato questo qui. E poi come faccio? Potrei fare, se facessi così, mi aspetto di vedere che tranne il primo e l'ultimo, ecco, solo il primo e l'ultimo hanno un apice. Va benissimo così. Ok, va benissimo, benissimo. For questo qui, names. For n in names. For n in names. Ah, devo sortarli. Ah. For n in names. Oh. Devo rimuovere quella maledetta. Riesco a farlo mentre lo leggo il file. For any names, facciamo una passata soltanto di. Dai, no, sono noioso. Names in indice 0 uguale names in indice 0. Replace questo con niente e lo stesso names in indice meno 1 uguale names in indice meno 1 e via. Questo ci arriviamo dopo, vediamo se va. Ciao Giorgio, Marco Cap. Secondo te, a risolvere problemi di progetto Euler è più bravo un informatico o un ingegnere informatico? È una bella domanda, in effetti. Maledetti. Che problemi hai? S is not defined. Ah, certo. Names. Ok, vedo che abbiamo rimosso dal primo e dall'ultimo. Perfetto. Ok, adesso un sort. Names.sort by di efficienza. E dopo, per n in names, anzi no, mi serve l'indice, mi serve l'indice. Quindi mi serve l'indice che devo fare un prodotto. For i in range len names. Qui tiriamo fuori una funzione di supporto per i nel scorre questo array. Ret uguale 0, ret più uguale i più 1. Come lo chiamiamo questa funzione? Per alphabetical value. Alphabetical value. Per alphabetical value names in indice i. Fatto. Return ret, hai visto? Fatto. Voi direte, ora bisogna fare alphabetical value. È certo. Esatto. Def alphabetical value string. Molto semplice, molto semplice. Io farei, la metterei tutta lowercase e sottrarrei, cioè in C sottrarrei il valore dell'asci A. La A è 1, no? Ok. Ma direi, ora farò un po' di string manipulation in Python. For C in
ret uguale a 0, forse in s ret più uguale, vediamo se riesco, come faccio a trovare il valore asci, python asci value from char, find asci value of a character ord, fantastico, trovato, benissimo. Io direi s uguale, esiste un lowercase, vediamo, python string to lowercase, python lower, fantastico, s uguale s.lower, oppure modifica il valore stesso, ret uguale 0, forcin s, ret più uguale, ord c meno ord a piccola, return ret. Prima di provare questa, di tutta la funzione, questa la silenziamo un attimo e facciamo un po' di test di alphabetical value, ad esempio, vediamo, molta roba, vediamo un po', print alphabetical value di ABC, mi aspetto faccia 1 più 2 più 3, in realtà questo deve essere più 1, ok, mi aspetto faccia 6 questa roba qui, vediamo un po', pam, mi aspetto faccia 6 e infatti faccia 6, se io scrivo Giorgio oppure Giorgio, mi aspetto che facciano lo stesso risultato, 80, ci sta, boh, non lo so. E se ci metto un 2, adesso esplode, cioè farà cose che non sono expected, fa 27 perché probabilmente 2 ha un hash value più piccolo della A e quindi questo è un valore negativo, ma questo non è il nostro caso. Perfetto, questa funziona, queste lasciamole come test e niente, abbiamo risolto il problema. Allora, vai di corsa. Eccolo qua, 8 miliardi 750 milioni più 53.000 e check, pam. Allora, rispondiamo alle vostre domande, va. Mi sto gasando, sono bravo, sono forte. Allora, ma il tuo livello di esperienza, si fanno ancora le coding interview o sono cose più alto livello? Ah, in genere te le fanno ancora fare le coding interview. Te le fanno fare. Io sono ancora incastrato nel mondo, io sono ancora un tecnico, sono ancora uno che deve fare problem solving così. Quindi le interview fanno un po' ridere, perché ormai, francamente, le passo. Qualunque interview tecnica la passo, non è un problema. Allora, che MacBook stai usando? Prima volta che riesco a vedere in live. Ciao, boh, è un Mac da 4.000 euro, non so, non è l'ultimo, non so gli ultimissimissimissimi, è di un anno fa, però è il top di gamma che c'era un anno fa, non è mio, della mia azienda, non spenderei mai questi soldi per un Mac. Ord Ray 46, grazie, le sono già arrivato. Google 132, ciao Giorgio, hai avuto a che fare con data scientist? Questa cos'è? È un altro meme. Data scientist non l'ho mai, non so, cioè è una parolaccia che sento dire, non so che significa data scientist, in Google non so data scientist, ci sono ingegneri, quant analyst, dei matematici statistici, vuoi chiamarli data scientist? Chiamarli data scientist, ma sono dei quant analyst, cioè, data science è un termine che per me è ancora fuffesco, magari fra un po' tutti si chiamano data science, ma in Google non mai sentito nominare. Scelte di vita. Giorgio, ma Python l'hai imparato da autodidatta?
Più o meno. In Google l'ho usato per circa 6 mesi, ma nel lontano 2013. Poi in Google essenzialmente ho lavorato quasi tutta la mia carriera in Go. In Go. Tranne l'ultimo periodo, un po' di C++, un po' di Java. Pochissimo Go, ma quasi tutto quanto Go in Google. Ho lavorato molto in back-end, analytics, cioè da estrarre dati dai logs e qualcosina in C++ Go. Python l'ho usato per 6 mesi in Google nel 2013 e mi piaceva tantissimo. Ricordo che dopo 6 mesi ero diventato super fan di Python, però poi non l'ho più toccato. In Google funziona così: tu lavori su qualcosa, come comincia a piacerti, devi cambiare cosa. Quindi. Allora, Noe Mancio sarà un pro, non credo con M1, non so cosa intendevi, che MacBook stai usando? Ah, non lo so, sì, penso sia un pro, non è l'ultima categoria di livelli. Allora, Matteone, ciao Rip, oggi ho ordinato The Algorithm Design Manual, come consigliava un saggio. Bravo, bravo. Ciao a tutti, ciao a tutti. No, non è un M1, credo. Quindi andiamo avanti, questo è stato troppo facile questo problema. Ricordo per chi si fosse connesso soltanto ora, sto risolvendo problemini di Project Euler. Farò ancora questa live a riguardo, probabilmente la prossima live di coding che sarà fra una settimana, se riesco le butto dentro, la farò di refactoring, quindi prenderò alcune funzioni generiche, non quelle che risolvono il problema specifico, ma quelle che possono riusare tra funzione e funzione, e farò una piccola libreriuccia, una matlib di Python, senza nessuna velleità, è una funzione di supporto a risoluzione di questi problemi. E, però la cosa figa sarà che estrarrò codice da questo file schifoso. E magari fare una libreria con unit testing, con un po' di documentazione, farò una roba più da ingegnere informatico. Che non perché mi serva niente, ma penso possa essere interessante se voi seguiate il processo mentale. Log di zero. Ciao, conosci Nendo Tetris? Nel caso penso dovrebbe piacervi. Game development. Hai detto Nendo Tetris. Vedi come balla Nand? Che roba, eh? Ah, non corso, non conosco. È un Building a Modern Computer from First Principle. Ah, da Nand, dalle porte Nand a Tetris. Carino. Carino, non conosco. Non conosco. C'è un corso in Coursera. Bello, bello. Diciamo che forse non mi strainteressa. Penso sia carino. Penso sia carino. È un corso su Coursera, gratis. 130.000 l'hanno già fatto. Fighissimo, bello, bel suggerimento. Non penso che lo farò mai, non ho troppo tempo, però è una bellissima idea. Grazie del suggerimento. Allora, romanesco, nomnation. Meglio questo approccio per fare pratica deliberata su Python oppure forcare un progetto di GitHub e sporcarsi le mani? Allora, bellissima domanda, bellissima domanda. Ci sono vari modi per fare pratica. Quello che sto facendo io non è il massimo, non è il massimo, perché è come, non lo so. Io preferisco un modo che non va più tanto di moda, è quello di intanto prendersi un libro di Python. Cercare il miglior libro. Ce l'ho qualcosa qui. Sai che di Python non ho nulla. E leggere il linguaggio, studiarlo e fare dei piccoli esercizi di stile. È un po' come imparare i fondamentali di uno sport, no? Mettersi a palleggiare, fare 1.000 tiri in porta, fare uno scatto con la palla ai piedi. Quindi imparare i fondamentali prima di fare le partitelle. Queste qui sono tipo le partitelle nel calcetto invece di imparare i fondamentali. Io sono per imparare i fondamentali. Metti lì, giochi col linguaggio, poi prendi un progettino e una strada può essere fai un progetto tuo, un altro può essere contribuisco a un progetto open source. Ho quasi sempre solo fatto la prima parte, ho fatto poche volte la seconda parte, ho contribuito a un paio di videogiochini online open source.
Credo che a suo tempo, nell'epoca in cui c'erano ancora i vari Mark Zuckerberg che si mettevano nel garage e creavano la startup, aveva molto più senso prendere la tua idea e metterti nel garage e fare il tuo videogioco, fare la tua app. Oggi, in cui poca gente inventa qualcosa e è molto più interessante, credo, per un futuro professionale, riuscire a entrare in un'azienda figa, ha molto molto più valore prendere e contribuire a un progetto open source. O forcandolo e facendo qualcosa, sporcandosi le mani, o se no cercando di ottenere, di entrare nel progetto, di riuscire a fare a farsi approvare delle pull request, a farsi fare un po' di code review, a diventare, a essere noto nel progetto. Quello penso che abbia un valore altissimo, altissimo. Però io non escluderei anche così il semplice smanazzo da smanettone, sporcarti le mani con un linguaggio e così via. Diciamo che sarebbe stato molto meno interessante se mi fossi messo a leggere un libro di Python in streaming e sperimentare con la sintassi del linguaggio. Ho trovato più divertente così. Possono essere due approcci per imparare il linguaggio, che vanno di pari passo. Da una parte studio la sintassi e faccio esercizietti, e dall'altra affronto problemini magari semplici e dove trovo un blocco vado a cercare il modo per sbloccarlo. Cercando di tenere a mente quali sono le cose, gli hack e le cose fatte bene. Quindi, se trovi un modo, dice, ho sempre questo problema e trovo un hack veloce, ha poco valore didattico. Quindi, cercare di capire quali sono gli hack e quali sono i modi sani di fare le cose. Però, gran bella domanda, bellissima domanda. Ok. Ray48 chiede: Giorgio, vado in off topic. Settimana scorsa ho recuperato dalla tua playlist alcuni spettacoli teatrali in cui hai recitato. Ho visto interamente Miseria e Nobiltà, tutti molto bravi e tante risate. Complimenti. Grazie, grazie. Sì. Divertente, divertente. Per chi fosse interessato, nelle playlist, ho fatto diverse playlist. Posso vedere tutte? Tante playlist, e ci sta anche. Ah, eccole qua sotto. Old Rip. Qui trovate alcuni spettacoli di teatro. A me quello dei giurati mi è piaciuto di più. E Miseria e Nobiltà. Io sto nel secondo atto, sono Gaetano Semmolone. Fatto un paio d'anni fa qui a Zurigo con la compagnia italiana. Chi è interessato, si vuole fare due risate. Ok, questa è la mia apparizione a Sembratalco, ma non è, con Francesco Lancia. Allora. Io Python lo sto imparando dalle lezioni di Hank. Ah, Hank fa lezioni di Python? Figo. Piuttosto, domenica sera sono da Hank. Hank. Twitch, TV. Hank KK. Hank KK. Sì, domenica sarò da Hank. Vediamo, si chiacchiera un po'. Quindi chi conosce. Così, sarò ospite sul canale. Andiamo avanti, ragazzi, c'è da risolvere i problemi qua. Non è che stiamo mica stiamo a pettinare le bambole. Non abundant sums. Spero che vi piacciono questi video. A me divertono molto. Spero vi piacciono anche a voi. Allora, vediamo un po' cosa dice. Allora, un numero perfetto, ad esempio quello che Rip ha fatto nel recitare in Miseria e Nobiltà. No, ok. È un numero la cui somma dei divisori, è esattamente uguale al numero. Vedi che già riusiamo più volte la funzione per calcolare i divisori, che abbiamo visto altre volte. Per esempio, la somma dei divisori di 28 fa 1 più 2 più 7, escluso se stesso. Fa 28, quindi 28 è il numero perfetto, bravo. Un numero n, se è chiamato deficiente, scusa, un numero n si chiama deficiente, un numero deficiente, se la somma dei divisori è minore di n, si chiama abbondante, chiamiamolo deficitario, dai, un numero deficitario. Sarà deficiente, sì, deficiente.
n è deficiente se la somma dei divisori è minore di n e abbondante se la somma è maggiore di n. 12 è il più piccolo numero abbondante perché la somma dei divisori fa 16. Il più piccolo numero che può essere scritto come la somma di due numeri abbondanti. Il più piccolo numero che può essere scritto come la somma di due numeri abbondanti è 24, 12 più 12. Da analisi matematiche si può vedere. Dai, vedo che ci stanno un po' di domande. Sì, ma non voglio che diventi una live no content, voglio risolvere problemi matematici. Allora, Hank, un grande, aspetta una rip marathon di tre blu, one brown. Oh, che bella idea, che bella idea. Stasera facciamo una maratona sui TED Talk. Stasera qui su Twitch, una maratona di TED Talk. Continuiamo quelli che non abbiamo visto l'altra volta, dalle 9 fino a quando crollerò, che sarà verso mezzanotte. Quindi per chi c'è stasera, rip marathon. Ma bellissima 3 blue 1 brown. Allora, in questo istante andiamo subito a editare la pagina di eventi. Che dovrei aggiornare questa pagina qui, però me lo metto tra gli appunti. Marathon, idea. Ah, c'è già 3 blue and brown, ce l'ho già messa come tra le idee. Perfetto. Bla bla bla. Artis, ciao Rip, non credi che il lavoro della maggioranza degli svini nelle grandi aziende tech sia diventato ripetitivo? Eh sì, e dato i poco appaganti in termini di risultato finale. Mi sembra spendere tempo per qualche minimo cambiamento. E in effetti sì, quella è la sensazione. Ah, intanto dovete. Domanda complicata. La rileggo così posso estrarci una clip più chiara. Dice: ciao Rip, non credi che il lavoro della maggioranza degli software engineer nelle grandi aziende tech sia diventato ripetitivo e dai risultati poco appaganti in termini di risultato finale? Mi sembra si spenda tanto tempo per qualche minimo cambiamento, un po' uno spreco di potenziale. Sì e no, sì e no. Sì perché in effetti è vero, tu hai la percezione che in un'azienda grande fai poca evoluzione, fai veramente tanta fatica per un piccolo improvement. Però c'è anche da dire che la complessità nel mondo informatico cresce veramente a livello, la complessità di gestione di un'azienda, dei suoi processi, dei prodotti che offre. A una certa dimensione tutto rallenta. È difficilissimo andare veloci quando l'azienda è gigantesca e non parlo soltanto di velocità di esecuzione, parlo proprio anche di semplicemente processi interni, burocratizzazione e complessità del dover mantenere ciò che già esiste, essere backward compatibili, soddisfare i clienti attuali. È molto difficile. Quindi da una parte è normale, è intrinseco che al crescere di un'azienda, e parliamo di big tech, sono immense, l'evoluzione sia più lenta, si vuole essere sicuri prima di fare un cambiamento, specialmente se coinvolge le revenue, quindi è obbligatorio. Dall'altra parte in realtà c'è gente che riesce a fare cose anche snelle, anche veloci, in team sperimentali, si cerca di mantenere comunque una certa snellezza. Nelle FAANG questo qui è vero. Cioè, se tu vai a lavorare non lo so, in un'azienda italiana grande che fa software, è 100.000 volte più lento che lavorare in Facebook. Facebook, per assurdo, per quanto grande ormai sia, l'azienda comunque ancora si può lavorare in maniera veloce. Il commento sull'impatto, diciamo, sull'impatto sul risultato finale, su quello sono completamente d'accordo. Perché magari riesco anche a fare qualcosa con un po' di velocità. Però poi qual è il risultato finale? In termini di cambiamenti, io ho fatto cose che hanno avuto un impatto minimale sui prodotti. Però se il prodotto ha 2 miliardi di utenti, se tu moltiplichi il tuo cambiamento per 2 miliardi di utenti, l'impatto sul mondo è molto alto. Cioè aver implementato la anti-abuse dentro YouTube Channel Membership magari ha bloccato 1.000 transazioni fraudolente. Al mese, e quello è un impatto magari più grande. O aver implementato un po' di data driven in Google Maps, magari ha fatto lanciare le feature più fighe invece che, non, che far lanciare le feature meno fighe. E anche se dici, ok, tu non hai fatto neanche una feature, hai solo aiutato a decidere se lanciare feature A o feature B, però magari con 2 miliardi di utenti Google Maps un impatto ce l'ha avuto.
Questa me la racconto perché però poi in realtà stai lì e dici sì, vabbè, ma io ho cambiato colore a un bottone. Che palle, se facevo il mio videogioco, decidevo tutto del mio videogioco. Però ci giocavano in 5, là ci giocano 2 miliardi. Ci sono persone che vivono bene che vivono bene con se stesse, sapendo che hanno un impatto piccolo su miliardi di persone, e persone che preferiscono avere impatto grande su, meno, su, 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 meno, su, su una popolazione più bassa. Io gioisco quando ricevo messaggi e mail del tipo: oh Rip, mi hai cambiato la vita, e questo tuo video è troppo bello, continua così. Il mio impatto è qualche centinaia, qualche migliaio di persone riesco a raggiungere, però da queste persone ricevo tantissimo, molte le sento quotidianamente, e piuttosto che aver fatto qualcosa in Google Maps, in YouTube, con miliardi di utenti, che però non vengono mai a dirmi: oh, grazie Rip, hai fatto un bellissimo bottone di color blu. Quindi, personalmente, nonostante ho fatto un po' l'avvocato del diavolo, personalmente preferisco un approccio a impatto maggiore su poche persone che impatto minuscolo su infinite persone. Però se uno è bravo e riesce a fare la scalata giusta, può riuscire ad avere impatto grande su miliardi di persone. E ecco lì che so soldi quando arriva così. Allora, grazie Rom Nation, ben follow. Ok, dice Hank, best variety di streamer di Twitch Italia. Ti consiglio anche di frequentare siti, molti sono gratuiti per poter risolvere le coding challenge, tipo HackerRank. HackerRank è ottimo, sì. Sì, infatti volevo fare o risolvere i problemi di Project Euler o HackerRank, ero in dubbio, o LeetCode. Ok, se inizio a streamare a questo ritmo non esco più di casa. De Feroci, ciao Rip, finalmente vedi in diretta. E Ale, grande De Feroci. Same here. Sì, io penso di aver fatto così a mente un piccolo palinsesto che poi lo metterò forse più ufficiale. In realtà è da modificare. Volevo fare Chip Lip. questa cos'è? Fan Chip Fan Plip. Ah, volevo riuscire, se riesco un domani, a stabilizzare questa routine, fare una live di coding a settimana, una di learning a settimana, una fan gaming su Twitch, e poi le cose serie come le maratone, le rip room, un po' Twitch, un po' YouTube. Sto ancora in fase di strutturazione. Probabilmente in Google hai sempre queste dirette, ma in realtà non avrei neanche tempo dove sto adesso. Anzi, tra l'altro, alle 3 c'è una live sul canale YouTube della mia azienda in cui mostrano cosa fa la mia azienda, il dipartimento e così via. LeetCode sarebbe il top. Perché no? Prima o poi ci arrivo. Voglio finire ancora qualcosa su Project Euler e poi ci arrivo. Poi mi fate domande, non riesco manco a scrivere codice. Cioè, ragazzi, adesso basta. Wey Artis, grazie per la subscriptions. Luke3D, hai paura di arrivare a troppi followers e perdere il contatto della tua community? Oh, bellissima domanda. Adesso la rileggo così poi ci estraggo la clip. Luke3D chiede: hai paura di arrivare a troppi followers e perdere il contatto diretto con la community? Sì, molta, molta. Non penso di essere molto bravo a gestire folle ampie. Sono abbastanza emotivo e sensibile. Ad esempio, non so, quando faccio uno stream e ho tante persone che mi seguono, o quando vedo che una cosa va bene o ricevo feedback negativi, sono molto molto emotivo. Io ho paura che magari se i numeri salgono, inevitabilmente arriva gente a criticare pesantemente, magari spesso arrivano ondate di e potrei finire dentro per una cosa che ho detto, magari sovrappensiero, avere folle di gente che arriva a criticarmi in maniera non ragionata. Sì, ho paura. E a me piace anche questo contatto diretto. Sì, i vostri nomi me li ricordo. Luke3D, ti vedo sempre, sai. Cioè, o Giammi, De Feroci. Nomi che riconosco. Anche YouTube ho nomi che riconosco. E questa cosa qui mi piace molto, mi piace molto. C'è solo un problema. Il problema è so i soldi. No, nel senso che se noi come
famiglia decidessimo di tornare in Italia e vivere con quello che abbiamo, che è tanto economicamente, potrei permettermi di veramente di non preoccuparmi dell'aspetto economico. Siccome stiamo qui in Svizzera, siccome la famiglia cresce, siccome se decido di non lavorare più e di non passare più tempo con la mia famiglia, ma passare tempo qua davanti, ci deve essere un qualche incentivo. Se questa cosa non decolla economicamente, è probabile che magari diventa difficile sostenerla di fronte alla famiglia e al lavoro con le entrate. Può darsi che diventa così. Due gemelle sono tante, più una figlia che già ho, diventiamo in cinque. E io, come dire, se da questa attività esce uno stipendiuccio, posso farla full time. Se no, c'è il rischio che non posso. De Feroci, utilizzai gli abbonamenti Twitch? Credo che lo sto. Qualcuno si è abbonato, è interessante. E come si utilizzano meglio? Scusate l'ignoranza. Però adesso, ragazzi, se siete qui per vedermi streamare. Per vedermi streamare cose fighe. Per cui, intanto, grazie per i suggerimenti. Ma andiamo a risolvere questo problema tecnico. Poi vengo a leggere un po' di commenti. Allora, 12 è il numero più piccolo abbondante. Ok, e 24 è il numero più piccolo che è la somma di due numeri abbondanti. Dall'analisi matematica si può vedere che tutti gli interi più grandi di 28.123 possono essere scritti come la somma di due numeri abbondanti. Comunque, questo limite superiore non può essere ridotto ulteriormente da analisi. Vabbè, si può anche fare estensivamente, no? Si possono provare tutti, anche se si sa che il più grande numero che non può essere espresso come somma di due abbondanti numeri è più basso di quel limite. Trova la somma di tutti gli interi positivi che non possono essere scritti come somma di due numeri abbondanti. Allora, questo ci sta dicendo, analizziamo. Sappiamo cos'è un numero abbondante. E qui ci dice che si può analizzare in forma chiusa matematicamente che ogni numero più grande di 28.123 può essere scritto come somma di due numeri abbondanti. Vabbè, okay, non ci credo, mi fido. Mi fido. In realtà, visto che qualcuno l'avrà provato tutti questi numeri, sono abbondanti, in realtà il più grande numero che non può essere espresso come somma di due numeri abbondanti è molto più basso di quel 28.000 bla bla bla. Però non riusciamo a dimostrare, cioè non riusciamo a trovare un modo per dimostrarlo in forma chiusa. Anyway, chi se ne frega, trova la somma di tutti i numeri positivi che non possono essere scritti come somma di due numeri abbondanti. Wow! Tozza, tosta, tosta. Allora, ok, De Feroci dice per utilizzare intendo incentivarli, dare qualche benefit agli abbonati. Può darsi, è un lavoro, ragazzi, è un lavoro. È un lavoro, sì, emoticon, queste cose qui, è un lavoro, sì, fare video streaming solo per abbonati, sì, potrei fare qualcosa, ci penserò quando assumerò il mio manager, qualcuno che mi aiuta, gratis, sì, è un casino ragazzi, no, al momento voglio crescere come user base, poi dopo ci penso. Allora, bene, questo è un po' tosto, bisogna trovare. Bisogna trovare tutti i numeri abbondanti. Allora, questo è un po' difficilino. Abbiamo capire tutti i numeri che non sono esprimibili come somme di numeri abbondanti. Io quindi cosa farei? Cosa farei? Intanto passerei tutti i numeri da 1 a 28.123. E calcolerei se sono abbondanti oppure no. E quindi creerei una tabella di yes, no. Dopodiché, brute force, si potrebbe passare questo elenco e sommarlo con se stesso. Diciamo sommare, andare a mettere yes a tutti i numeri che sono somma di due numeri abbondanti. Ciò che rimane in no sono i numeri non abbondanti. Un po' brute force, potrebbe essere un po' impegnativo. Potrebbe
Potrebbe essere un po' impegnativo. Ah, uno intanto, vediamo un po'. Uno è un numero deficitario. Ok, va bene, perfetto, andiamo a risolverlo. Questo mi piace, ci porterà via un po' di tempo, ci porterà via. Allora, come si chiama? Non abundant sum. Ops. Def non abundant sums. Vabbè, ce lo arcodiamo qua dentro. Pass print non abbondanza. Allora, abbiamo detto, mi serve una matrice di booleani, una lista di booleani che contenga tutti i numeri true false. Non uso Vim neanche sotto minaccia. Neanche sotto minaccia. Partiamo da abundance è uguale. Come si inizializza? False for i in range. Max num è uguale a, diciamo così, max num. Questo come inizializzazione, vediamo un po' se funziona, non sono sicuro che funzioni. Sì, funziona. Ok. Una lista con un po' di false. Adesso andiamo a mettere true. Lo 0 non ci interessa, ma chi se ne frega. For i in range max num if is abundant i. Lo 0 non ce ne frega, andiamo da 1 a max non. Se è abbondante i, abundance in indice i diventa uguale a true. Prima passata. Finiamo tutta la struttura qui e poi dopo ragioniamo. Abbiamo fatto, adesso abbiamo un tutto il un array di booleani. True false, true false, true false, sei abundant. Perfetto. Adesso voglio, diciamo, ciclarci due volte dentro e andare a mettere dei true laddove c'era qualche false. Tosto. Tosto. Oh, ciao Peter938. Sì, grazie, se mi hai aiutato col privacy leak di Rome. Grazie, grazie. Grazie tanto, benvenuto. Grazie. Usa il pagamento di secondo. Niente Vim, niente Vim. Allora, abbiamo detto, farei una cosa del genere. Farei. Ho paura che sia inefficiente. Poi posso copiare una lista dentro un'altra che ho in realtà un numero può lui stesso essere abbondante ma non essere esprimibile come somma di numeri abbondanti. Quindi no, me ne serve un'altra. Ok. La chiamiamo abbondant sums. Ok. E poi for i in range max num. Max num. Che problemi hai? Qual è il problema?
Perché questo non gli piace più? Abbandonazione. Ok, va bene. For J in range 1 max num, anche J ancora. In realtà possiamo risparmiarci qualcosa. Da 1 a N possiamo partire da I. 1. Siamo un po' inefficiente. If. Sì, non ha senso. Possiamo partire da I più 1 e arrivare fino a max num meno I. Se meno I meno 1, se abbondance, che succede? Perché qui non c'è qualcosa che non torna? Che succede? Ok, boh, magari è solo la sintassi. Se abbondance inizio i uguale a true and abundance in indice j uguale a true. Allora, abundant sum in indice i più j, che è garantito essere minore di max num, è uguale a true. Temo che sia un po' inefficiente. Sicuramente qui possiamo già filtrare a momento. If abundant, che cavolo? Abundance in indice i è uguale a true, allora facciamo il for. Qui possiamo anche solo cercare j e poi questo è uguale a true. Perfetto. Dopodiché adesso dobbiamo scorrere questa roba qui, for i in range bla bla bla, if abundant sums in indice i è true, sum più uguale i, sum uguale a 0, return sum. Allora, questo è tutto quello che ci serve. C'è un problema, è che ovviamente ci manca la definizione di is abundant. Però, ok. A volte in nel for, attenzione. Ah, vedi? Bello, bellissimo. Grazie ragazzi. Fantastico. Adesso manca solo is abundant. Lo facciamo fra pochissimo. Allora, vediamo un po'. Con extends non è quello che volevo fare, non volevo aggiungere, preferisco avere tutti quanti false e poi via. Dicevo, c'è chi mi chiede intanto che libri stai leggendo in questo periodo. Mi sto drogando di, ho letto 150 pagine in 3 giorni di The Three Body Problem di Sixin Liu, è un science fiction molto figo. Come metti quello altro? Sì, è vero, è che sono un po'. Cioè, ok, hai ragione. In teoria penso che in linguaggi seri basta così. Uguale true è completamente inutile. Hai ragionissimo. Perfetto. Questo aspettiamo. Andiamo a fare un po' di test. Def is abundant n. Intanto print is abundant, abbiamo detto 28, boh, 6, comunque abbondante S, i divisori, pass, c'è un divisors, ok, com'è fatta divisors, go to definition F12, divisors from smallest to greatest, incluso immagino se stesso.
Vediamo un po', da qualche parte rimuovevo se stesso. Sì, se stesso dovrebbe essere dentro. Ok. Ok, eccolo qua, la somma dei divisori. Escluso almeno uno. Perfetto. Is abundant. Sum. Ok. S uguale somma dei divisori di n, escluso se stesso, return S maggiore di n. Fatto. Vediamo se è abbondante. Cos'è che ci diceva? Che ora vengo a leggervi, vedo. Vediamo un po'. 28 è abbondante. 28 è abbondante. 28, 6, 28. Vediamo un po'. Pulisci sta roba. Ctrl F5. Allora, 6 dovrebbe essere fa. Errore. Invalid syntax for in range. For i in range. Ok, false e false. Ah, attenzione. 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 28 dovrebbe essere abbondante. Ah no, scusate, perfetto. 12 è abbondante. 12 è abbondante. Oh. Esatto, 12 è abbondante, funziona. Quindi speriamo che questo funziona. Boh. Buona la prima? Buona la prima? Ah, ore, ore, ore a scrivere codice inefficiente, infatti ci sta mettendo secondi. Mentre valutiamo se il brute force è accettabile per questo problema e sta ancora runnando, rispondo a voi, tutti Jeff Dean in chat. Grande Artis, ho visto che ho cancellato l'indice I. Era in, mi sono sbagliato. Perché RIP programma in Python++? ok. Peter938, scrivo codice 8 ore al giorno da 10 anni, ma scriverlo live davanti a decine di persone deve essere veramente complicato. Sì, è anche divertente, è anche divertente. Però è anche imbarazzante, perché io sono ovviamente, quando scrivo codice, l'ho fatto per un po', quando insegnavo a Verona al Master in Videogame Development, ho alcune volte faccio sessioni di coding live di librerie matematiche. E lì ero ancora forte, spaccavo, scrivo codice, facevo impazzire gli studenti. Oggi sono molto arrugginito e quindi via. Inizia l'evento array, se non vado. Diciamo che ora ci penso, vediamo se questo qui va in porto. Wrong! Wrong! Oh no! C'è qualcosa di sbagliato. Allora, trovo la somma di tutti gli interi positivi che non possono essere scritti come somma di due numeri abbondanti. A parte mi sembra troppo grande questo numero a me. C'è la somma di numeri da 1 a n. Sum of numbers 1 to n, quanto fa? N per n più 1 diviso 2. N per n più 1 diviso 2. Per diviso 2, questa è la somma di tutti i numeri tra, ok, praticamente ho trovato pochissimi numeri, ho trovato pochissimi numeri. Ho trovato pochissimi numeri. Fa molto strano, molto molto strano. Molto molto strano. Allora, questo qui è, abbiamo detto, che è più grande. Ok.
Vediamo un attimo. Allora, abbiamo un po' di debug, un po' di debug. Abbiamo detto, prendiamo tutti quanti i numeri, incluso anche lo 0, ma chi se ne frega. Eh no, 0 è importante che sia false. 0 è importante che sia false. O se no 0 è considerato, non è abbondante per definizione. 1, 1, max num. Se la somma abundant sum se false i j. Beh, perché non deve partire da i più, deve partire da i, deve partire, perché anche numero più numero stesso va bene. Ecco fatto. Quindi ok, trovato, risolto il problema. Adesso altre 42 ore di esecuzione e andiamo di qua. Allora, RIP, hai letto qualcosa di Marvin Minsky? Society of Mind, no, non l'ho mai letto di roba di Minsky. È un nome che mi dice qualcosa, ma non ho mai letto nulla di Minsky. Mattiolato, domanda off topic. Quanto contavano le ore lavorative in Google? Molto rigide o libero di scegliere come modello Netflix? Google ha fatto storia in questo mondo, no? Allora, in teoria eri libero di scegliere. In teoria, eri libero di scegliere. In pratica, sono delle cose non dette che devono però essere rispettate, non potevi lavorare da casa tutto il tempo che volevi. C'erano delle policy strette, cioè delle policy non scritte, non ufficiali. Tu potevi dire, ragazzi, oggi lavoro da casa perché mi arriva, non lo so, un pacco da Amazon importante, lavoro da casa. Oppure oggi lavoro da casa perché, non lo so, mia figlia sta poco bene. Potevi anche dire, ragazzi, vado a trovare i miei genitori a Roma e magari 2 settimane, la prima lavoro da Roma, la seconda sto in vacanza. C'era discreta flessibilità, non era flessibilità assoluta, non potevi farlo sempre. Poi potevi... Mi stai facendo innervosire, problema 23. Mi stai facendo innervosire. Mi stai facendo innervosire. Partiamo da i. Se è i più j è uguale a true. Poi per i, se sono true, somma uguale a i. Questo deve funzionare. Ora rivedo bene il problema. Dicevo, le ore in Google. C'era poi nella giornata flessibilità. In teoria nessuno diceva a che ora dovevi arrivare, a che ora dovevi andartene. Però c'erano dei meeting fissi, talvolta c'erano stand-up delle 10 del mattino e devi starci, è brutto che non ci sei. Ci puoi non essere qualche volta, ci devi stare. Non è nulla obbligatorio, però è brutto se non fai certe cose. Poi ho dei meeting, magari a volte accadeva che dovevi parlare con Mountain View, con il Giappone, quindi hai meeting o tardi la sera o presto al mattino. Quindi potevi un po' gestirti come volevi. Però, hai una certa flessibilità. Diciamo che non è malissimo come soluzione. E perfetto, adesso il problema qual è? È che io non riesco a far funzionare sta roba. Allora, sum non mi piace chiamare sum, che significa altre cose, è una funzione, però non è questo il problema. Allora, la is abundant funziona? Somma dei divisori tranne l'ultimo. Il problema è qua o è di là? Facciamo fare una print di tutta questa roba qua. Print is abundant. Vediamo se è qui il bug. Dovrebbe arrivare. Beh, forse questo è un po' il punto lento. Quindi questo è il bottleneck. E quindi questo potrebbe essere il collo di bottiglia. Però finalmente stiamo un po' debuggando. Che sarà un debug un po' difficile. Sarà un debug un po' difficile.
Allora. Non è ancora arrivato lì. Vediamo che succede. È un debug un po' difficile. Forse potrei far stampare mentre seguo la is abundant. Print i. Sì. Sospendiamo qui. E quindi vai così. Oh. Tutti i numeri abbondanti questi qua, sono tanti, eh? Sono troppi. Sono tantissimi. Cioè, questo ogni qua, cioè ogni numero qua è abbondante. Questo qui. Ah, ma io devo sommare. Un momento. Ragazzi, ma non mi aiutate, eh? Io devo sommare quelli che non sono abbondanti. Ah, grazie al cavolo, sono tutti abbondanti. Oh, via, ciao. Quindi, questo. If not. If not. Alla somma. Solo che adesso. Verrebbe voglia di ottimizzare un po' la is abundant. Facciamo così. Stampiamo i non abbondanti. Vediamo che succede. Dovrebbero essere pochi. Pochi mica tanto. Sono tantissimi pure loro. I non abbondanti. Nomlesho dice: conosci Beat the Bush? Ha la stessa filosofia di vita? No, non conosco, non so chi sia. Mentre lasciamo che qui risolva il problema che per un semplice errorino stupido. Beat the bush. Chi è? Vediamo un po'. Se è qualcuno interessante. Ok. Working hard, improving your credit history. Retire early. Vabbè, pieno di gente. How I quit at 3, I quit retirement. Kicked out of engineering. Gli darò un'occhiata. Grazie per il suggerimento. Allora arrivo, vengo a rispondere. Qui ci siamo, ci siamo. Adesso mi aspetto che la seconda parte sia molto più veloce. So, doppio ciclo for su 28.000 elementi. Ecco fatto. Sta stampando tutti i numeri non abbondanti. E poi gli faccio stampare. Questo lo devo cancellare. E questo è il risultato. Che però mi sembra sempre. No. No, 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 no. No. C'è qualcosa che non va. Vedo un altro errore che ho fatto. Vedo un altro errore. Sì, lo vedo, mannaggia il Cassio. Allora, qui no. Mettiamo, se è abbondante. Se è abbondante, allora la somma è true. Adesso qui questo devo sommare. If not. Ups, senza arrabbiarsi, stai calmo. Ok. Mannaggia il cavolo. Però vediamo se riusciamo a renderlo un po' più efficiente. No, non ci riesco. Muori. Bene,
Ok, allora vedo che c'è qualcuno che deve aver joinato recentemente, quindi i numeri abbondanti sono definiti qui. Spiega: un numero è abbondante se la somma dei divisori, escluso il numero stesso, è maggiore del numero stesso. Ad esempio, 12 è un numero abbondante perché i divisori 1, 2, 3, 4 e 6, la somma fa 16, è maggiore di 12 e quello è un numero abbondante. Il problema chiede di trovare la somma di tutti i numeri che non possono essere espressi come somma di due numeri abbondanti. Tosta, eh? Allora, Peter chiede, mentre qui dovrebbe andare adesso a risolvere il problema, un po' inefficientemente. Peter chiede, curiosità, forse un topic già discusso, perché non un progettino che rimane anziché Project Euler, che è un po' fine a se stesso? Sì, è un'idea possibile. Ho tantissime cose che bollono in pentola, che voglio fare. In teoria, con la mente, sto cercando di uscire via dal coding. Quindi, questo è un modo per vedere se riesco a riappassionarmi di scrivere codice e risolvere problemini. Quindi, personalmente, sto cercando qualcosa di un po' facile e qualcosa che posso, che non richieda troppo impegno cerebrale. Però se dovesse riprendermi la fissa, dovesse piacere a molte persone, dovesse esserci un po' di interesse, potrei assolutamente decidere di lanciare un progettino, magari anche open source, magari anche collaborativo, magari tante altre cose. Ecco qua. E vediamo, vediamo. Questo è un esperimento, sto testando le acque e questo... Dai! Dai! Ma come cazzo? Ok, quindi ancora non ho risolto questo problema. Allora. 1. Cavolo. Allora. Sarebbe bello un progetto collaborativo, magari anche fatto più possibile streamandolo su Twitch. È una bella idea, è una bella idea. Non mi dispiace l'idea. Potrebbe accadere. Adesso però intanto... De Froci, qualche speranza che insegnerai un po' di C++? Quella anche potrebbe essere un'altra bella idea. Non ho... Al momento non ho... Quella però vorrei farla bene. Vorrei farla con slide. Ho delle slide vecchie di 15 anni fa. Il C++ è cambiato. C'è un po' di standard nuovi che non ho molto seguito. Cioè, io ho il C++ 11 10 anni fa. Quello che si chiama C++ 0x. Quello lo conosco neanche tutto. Quello che è successo dopo sono un po' all'oscuro. Quindi potrei dover studiare molto, cioè potrebbe diventare una cosa figa, potrei anche fare dei corsi ufficiali, potrei anche fare qualcosa di professionale, però richiede molto preparazione. Devo decidere qual è il problema, è che devo decidere in che direzione investire mia energia. E al momento se penso di fare un corso C++ non è al top dei miei pensieri. Però è nel mazzo di idee che potrebbero essere utili. Se c'è abbastanza interesse, potrebbe essere una cosa utile. Comunque, vediamo cosa cavolo sta succedendo qui. Allora, da una marca. Questo qui è corretto? È corretto? Penso di sì. Altrimenti andiamo out of range. Allora, is abundant funziona? La somma dei divisori del numero stesso, escluso l'ultimo elemento che è il numero stesso. Potrei testare questo qui. False. A me la logica sembra... Eh sì, idee limitate, tempo limitato.
Allora, a me la logica sembra funzionare, rivediamola un po'. Abbiamo un numero massimo, abbiamo inizialmente tutti i numeri falsi e questo qui popoliamo i numeri abbondanti con true qualora il numero è abbondante. Tra l'altro sì, possiamo anche scriverlo qualcosa come semplificando e via. Poi abundant sums parte con tutti quanti false, per in range se è un numero abbondante i, partiamo per j che va da i stesso, allora sto escludendo i numeri minori di i perché li ho già presi quando ho analizzato il numero stesso, che era a sua volta non abbondante, era a sua volta già abbondante. Quindi va bene questo non parta da 1 ma parta da j, perché, che ne so, 100, 40, li ho già analizzati quando ho analizzato 40, se entrambi sono abbondanti. E questo arriva fino al numero tale che sommati i e j non facciano overflow. Quindi i potrà al massimo valere, in realtà questo deve arrivare fino a max num, perché questo qui non è raggiunto. Quindi questo qui forse ho fatto una piccola cappellatina, ma non dovrebbe impattare nulla, credo. Beh, in realtà potrebbe impattare, perché il numero, l'ultimo elemento di abundant sum sembra che non lo andavo mai a analizzare, poteva essere false, invece magari è true, anzi sicuramente è true, ce l'hanno anche detto. Questo potrebbe impattare. E questo qui pure, io direi, semplifichiamo un po' il codice. Il bool to bool conversion non ci piace. Rifacciamo eseguire, purtroppo essendo lenta sto processo ci mette un po'. Intanto rispondo a una vostra domandina. Allora, rispondo a una vostra domandina, vediamo. Ok. Allora, Peter 938, un'ultima domanda. Puoi farne quante ne vuoi. Prima di tornare sadly a scrivere codice anziché guardare, che forse è pure più divertente perché sto facendo un po' cilecca oggi. Come mai non sei andato a lavorare a Google Stadia nel periodo di crisi, visto il background? Allora, primo, anche se allora, Marco K dice va incluso quel numero lì, perché cioè sicuramente è un numero che è esprimibile come somma di due numeri abbondanti, però può darsi che nel mio loop non ci arrivo mai e rimaneva ancora false, quindi veniva sommato al risultato questo qui. Quindi in teoria adesso vediamo, potrei anche fare questo meno 28.100. comunque torniamo alla domanda di Peter. Perché non sono andato a lavorare in Stadia? Primo, quando io stavo già bollito, Stadia stava nascendo, c'era pochissima gente, tutti volevano lavorare in Stadia, ovviamente. E come dire, perché non sei andato a lavorare in DeepMind? Tutti vogliono lavorare nelle cose fighe, ci sono pochi posti disponibili. Il mio background sarebbe stato importante, però Stadia era un progetto qua esclusivamente a Mountain View, cioè dovevo andare a Mountain View. E poi ho vissuto l'epoca di altri tentativi di fare streaming di gaming che non sono andati proprio alla grande. No, non può essere così grande questo numero, ragazzi. Non può essere così grande. Può essere così grande, credo. Non può essere così grande. Qualcosa che non va. Non può essere così grande. Deve essere così. Meno. Non può essere così grande. Il risultato è questo qui, secondo me. Non so che cavolo. Che fallimento. Per me è questo il risultato.
No, no, non è neanche questo. È questo meno questo. Perché prima diventava un passaggio. Non so come adesso è rimpazzito e è tornato a quei numeri. Ma è questo il risultato, secondo me. No. Stiamo faticando, ragazzi. Stiamo faticando. Stiamo faticando tantissimo. Allora. Allora. Se è abbondante, torna. Dove sta? Questo non dovrebbe cambiare se io. Facciamo una cosa, un tentativo un po' brutto. Per iterare più velocemente su alcune parti dell'algoritmo, rimpiccioliamo di brutto questo numero e vediamo, vedo alcune cose voglio vedere. Prima voglio vedere, questo dovrebbe essere veloce, ok, un numero esce qui. Questo qui, è un'uguaglianza tra booleani, adesso non so il Python quanto rompe i coglioni se io cambia qualcosa se faccio così in un linguaggio normale non dovrebbe cambiare niente. Vediamo un po' se cambia qualcosa. Esatto, non cambia niente, quindi questo possiamo rifarlo tornare. Perfetto. Adesso quindi questo non cambia niente. Vada i a max num, questo deve essere incluso. In realtà è irrilevante se quello è incluso. Andiamo da 0 a max num meno 1. Ma tanto anche questo qui va da 0 a max num meno 1. Max num meno 1 sarà sicuramente esprimibile come somma di numeri così, quindi non ce ne frega niente. Che vada in questo range, lo 0 ce lo siamo dimenticati e rimane false, ma tanto le somme non cambia niente. Se è abbondante lo facciamo. A parte questo, secondo me lo posso buttare anche qui dentro. Oh, guarda che bello, eh? Guarda che bello. Funziona. Vediamo un po'. È anche turbo più veloce. Ma dai! Dai, figo! Ok. Il secondo ciclo da i più 1 non da i. No, no. Questo era un trabocchetto. Non va da i più 1 perché, se vedi il problema, 24 è il più piccolo numero abbondante, è il più piccolo numero che è esprimibile come somma di numeri abbondanti, e infatti è 12 più 12. Quindi in teoria devo poter sommare un numero con se stesso. Il che vuol dire che quando questo i varrà 12 e abbondante sarà true, allora j parte da 12, 12 più 12 è abbondante, j è abbondante sì, allora la somma tra 12 e 12, cioè 24, sarà una somma di numeri abbondanti. Vediamo se. Allora, adesso dovremo debuggare se questa parte funziona. O se is abundant potrebbe essere sminchio. Se questo è sminchio, noi stiamo combattendo su un problema che non è un non problema. Allora, faccio ancora 3 secondi di in-depth e poi vengo a dire lavorare in DeepMind può essere uno spirito da startup, fighissimo. Bah, sì, non lo so, raga. Sì. Non c'è niente, dove ti pagano 500k all'anno che è spirito da startup. Non vi credete, non vi credete. Allora, intanto, un numero perfetto non è abbondante, no? Abbiamo detto. Perfetto non è abbondante. Abbondante se la somma eccede n. Quindi questo qua è se la somma dei divisori di n e ritorna true se è così. Immagino che anche numeri come i multipli di 12 siano. Cioè, mi immagino che i multipli di 12 siano abbondanti, quasi tutti. Quindi
Immagino che 24, 36 siano abbondanti. Esatto, immagino che 60 sia abbondante. Esatto, mi immagino che un numero perfetto non sia abbondante. Mi immagino che 28 non sia abbondante. Immagino un numero primo, 29, non sia abbondante, false. Questa is abundant, così a pelle sembra funzionare. Divisore di n l'abbiamo già testata mille volte. Ah, grazie Peter. Hai trovato un paio di numeri abbondanti per fare unit testing. Mi piace, perfetto, la ricopio e li butto qui. Facciamo al volo qui un test. Def test is abundant for i in PAM. Non stiamo facendo nessun framework di testing serio. Print is abundant i a questa qui lasciamo qui, la mettiamo e chiamiamo questo test. Sto dando però per scontato che tu abbia ragione. True, 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 true. Ok, a quanto pare la is abundant funziona, cioè non dà falsi. Per numeri piccoli che abbiamo provato, non dà falsi positivi. Cioè, non dà falsi negativi. Sarebbe figo testare gli altri. Vabbè, ci fidiamo della is abundant. Andiamo a vedere se il problema è altrove. Diamo a sto punto per scontato che sia altrove il problema. Diamo per scontato che sia altrove. Quindi, non abundant sums. Allora, la somma dei numeri abbondanti parte con tutti quanti falsi. Cioè, l'elenco dei numeri, somme di numeri abbondanti. Per i che va da 1 a max, se è abbondante i, per j che va sempre da i a max meno i, questo un po' mi spaventa. Io potrei portarlo fino a max e poi testare se la somma è minore di max. Però dovrebbe funzionare quando i arriva a max meno i meno 1, j max meno i meno 1. Più i fa max meno 1, max meno 1, e possiamo accedere a questo qua. No, questo dovrebbe funzionare. E ovviamente, se questo qui è true, questo qui sarà esattamente uguale a quest'altro. E ci siamo. I in range da 1 a max, se non sono, se è false essenzialmente. Sommiamo. Ragazzi, non so che dire. Magari io. Magari c'è un bug. Magari c'è un bug nell'universo. Ah, l'enunciato dice tutti i numeri maggiori di 28.123 sono somma di abbondanti. Non dice che lui lo è. Beh, in realtà dice, in realtà, che questo upper limit non può essere ridotto, cioè non si può dimostrare che i numeri, cioè non si può dimostrare senza andare a provare uno per uno che che c'è un upper limit più basso, anche se è conosciuto che il più grande numero che non può essere espresso come somme abbondanti è minore di quel limite. Quindi in teoria o ci ha fatto un trabocchetto. O c'è un trabocchetto oppure gli diamo retta. Boh.
Trova la somma di tutti gli interi positivi che non possono essere scritti come somma di due numeri abbondanti. Wow. Ma io sono curioso di farli stampare sti numeri. A un certo punto dovremo trovare il massimo. Dovremo trovare il massimo. Print. Print i. C'è qualche cappellata. C'è qualche cappellata in I e J da qualche parte. Mi sembra di no. Mi sembra di no. Ah, a parte siamo rimasti ancora con... Aspetta. Facciamo così. Siamo rimasti col numero piccolo. Allora... l'ultima riga dice di non sommare i numeri abbondanti tra loro. No, lui dice che trova la somma di tutti i numeri positivi che non possono essere espressi come somma di due numeri abbondanti. Quindi tutti quelli che sono false nella mia ultima lista. Questa lista qua, Abundant Sums, è una lista che contiene booleani, true false, che sono true se il numero i può essere espresso come somma di due numeri abbondanti e sono false se non possono esserlo. Quindi poi dopo cosa faccio? Sommo solo quelli che non possono essere espresso. Quindi così a me a pelle mi sembra di star facendo le cose giuste. Ora stampiamo tutti i numeri che non possono essere espressi come somma di numeri abbondanti. Mi aspetto che a un certo punto siano più rarefatti. No, non ci credo. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Cioè, questi qua sono numeri non esprimibili, cioè per i quali questo è false. C'è qualcosa. Sì, non sto stampando l'ultimo, ma non mi aspettavo neanche che questo fosse, che neanche questi qui fossero non esprimibili come somma di numeri abbondanti. In teoria l'enunciato ci dice e questo qui è il matematicamente dimostrabile che tutti i numeri più grandi di questo possono essere scritti come somma di abbondanti. Però questo upper limit non può essere ridotto da analisi matematica, anche se è risaputo che il più grande numero che non può essere espresso come somma di abbondanti è più basso di questo limite. Quindi non mi aspettavo che questo qui fosse... Però se vogliamo, a questo punto perché no, mettiamo più uno nei nostri range, così consideriamo, ma c'è un errore da qualche parte, e devo un attimo, devo divide et impera, il debug si fa divide et impera, allora, però, mettiamo il più 1 così siamo sicuri di non creare problemi, anche se adesso questo deve esserci più 1 anche qui e il più 1 anche qui. E lo 0 chissà, potremmo fare da 0 a E e facevo consideravo I più 1, ma vabbè, lo 0 è simpatico. Adesso vorrei, facciamo così, print abundance, facciamoci due risate. Poi, partiamo così. Poi, visto che il problema secondo me è algoritmico, possiamo veramente tornare a ridurre questo numero
e farlo più piccolo levandoci uno zero. Vai, vediamo un po' intanto, stampiamo i numeri abbondanti, l'elenco dei numeri abbondanti. Data via qua. Questo non ora. Farei. Ok. Vai. Voglio pulire. E vai. Allora, vediamo, ora vengo a leggere. Abbiamo stampato. Cosa qui? False, 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 true. Questo sarà 12. False, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Infatti, eccoli qua, 12, 18, 20. Sta funzionando sta roba qui? Penso di sì. Secondo array che abbiamo fatto stampare, che inizia, non lo trovo più. Ok, questo qui più o meno funziona. Stampiamo abundant sum. Pulisci. Stampiamo abundant sum. Ale. Allora. Mi aspetto molti false. Il primo numero. Eccolo qua. Questo deve essere 24. Perché 26 è true? 26 come lo esprimo? Come somma di numeri abbondanti? 26 non può essere true. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 lo faccio come 12 più 18. Ma qui c'è un 26. Allora, vediamo dove sta il problema. 26 è uscito sbagliato. Ah. 26. Mi aspetto che stiamo lì a 26. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 1, 2, 3, 4, 4. No, infatti, questo è, no, questo è 24. 1, 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E poi 32 perché 20 più 12. No, sta funzionando. Sta funzionando. Sta funzionando. Troppi false ci sono. Ah. Riga 4,43. Range Z 4,40. Forse ho aggiunto qualcosa. Range I. No, partite da 1 gli altri. Ok, questo è partito da 0, ma chi se ne frega, c'è un false. Mi aspettavo col crescere dei numeri che sarebbero stati più densi. Più densi. Fammi rileggere questo statement. Allora, si può dimostrare che tutti gli interi più grandi di questo. Può essere sì. Comunque questo upper limit non si può ridurre da analisi, anche se è noto. Forse non è vero, forse è una cazzata. Allora, Petre, non puoi computare tutti i numeri non abbondanti e poi puoi buttare in un set tutte le somme di coppie di numeri abbondanti e somme tutti i numeri tra 1 e max. Sì, è la stessa cosa che sto facendo qua. È la stessa cosa. Usare set è la stessa cosa. È la stessa cosa. Ah, ragazzi, che fallimento. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Se faccio così, glielo faccio fare, mi aspetto che questo qui, gli ultimi elementi di questo array siano tutti quanti true. Mi aspetto che J. Esatto, questo dovrebbe essere corretto. Abundant sum partono tutti quanti false. Affinché diventi true deve essere questo vero e questo vero. Ok.
Mamma mia, ragazzi. Che fail. Fail. Non devo controllare se abundance J anche. Questo qua è uguale a scrivere if abundance J, allora abundant in J più J è uguale a true. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Se questo è true, se questo è true, allora anche questo è true. Cioè, io lo assegno. Se questo è false, questo assegno false, ma già lo era false. Cioè, l'unica condizione in cui questo numero qui diventa true è che i e j siano true. A me sembra ragionevole come cosa. Sembra ragionevole. Rubber duck. Questo l'ho già provato. Sto andando un po' a tentativi. L'ho già messo questo. Abbiamo già provato questo numero. Sì, già provato. Vediamo, comincia a chiedermi i captcha. Qui vedo che false, false, false. In teoria quindi adesso è false anche esattamente 28.123. Oh mio Dio. Aspettate, io non faccio un ciclo su questo qui. Non vado a prendere ogni numero, vedo uno, è possibile esprimerlo come somma di abbondanti? No, sarebbe molto inefficiente. Preferisco ciclare da tutti i numeri che già so essere abbondanti e sommarli a numeri che già so essere abbondanti. C'è un problema. C'è un problema. Sto sovrascrivendo io. Cioè, questa non devo farla sempre. Ma solo se questo non l'ho già trovato essere. Ho capito il problema. Ho capito il problema. Provo a spiegarvelo perché è interessante. Metti che trovo numero A più numero B, entrambi abbondanti. E intanto lo faccio seguire, va. Se questo dovrebbe risolvere il problema. Qual è il problema? Acci sua. Mettiamo che trovo due numeri A e B, e A più B, cioè sia A che B sono abbondanti, e A più B quindi è somma di abbondanti e gli metto true. Poi trovo un numero C che è abbondante e vado a cercare, quando arrivo a fare C più D, tali che C più D è uguale a A più B, e D non è abbondante, mi sovrascrive con false. Cioè, mettiamo che per esempio 100 e 900 siano numeri abbondanti. Quindi, mettiamo che 100 sia abbondante e 900 sia abbondante. Vado a 100, è abbondante. Scorro i numeri da 100 a infinito, arrivo a 900, cioè 100 più 900 sono entrambi abbondanti, a 1000 metto true. Poi dopo vado a 200 e mettiamo che anche 200 è abbondante, e quando vado a vedere 200 più 800, però 800 non è abbondante, vado a sovrascrivere false. Io non è che ogni somma deve essere, cioè non è che è sufficiente trovare due numeri la cui somma fa il numero x. Infatti, eccolo l'elenco dei true. Ah, infatti tutti i numeri. Oh, bellissimo. Chissà l'ultimo false quanto indietro sta. C'è qualche false? Ok. Cazzo, se è stato difficile. Però sono stupido io. Sì, captcha 2, 3, 2, 3, 6. E finalmente. Check. Bocciato. Non ho preso. Non ho. Non ho passato l'interview. Non ho passato l'interview. Ok. Risolto. Capito? Avete capito, ragazzi? Il problema qual era? Ripeto, perché visto che ci abbiamo perso un'ora, lo ripeto. Qui io assegnavo al
al numero candidato a essere somma tra due numeri abbondanti se il check corrente è true o false. Però non appena trovo una coppia di numeri la cui somma fa x, che sono entrambi abbondanti, non devo poi sovrascriverlo quando testo altri due numeri la cui somma fa x, ma non sono abbondanti, che fa false. Ok, vabbè, io l'ho capita. Mannaggia la miseria, bug minuscolo, bug stupido, ci ha ucciso. Dai, ne facciamo un'altra, siamo carichi, siamo carichissimi. Questo era difficoltà 5%. Lexicographic permutation. Questo mi puzza di fatica, puzza di fatica. Allora, una permutazione è un ordine, è un ordered arrangement of objects, ovviamente. Ad esempio, 3, 1, 2, 4 è possibile permutare, è una possibile permutazione dei numeri da 1 a 4. If all of the permutations are listed numerically or alphabetically, li chiamiamo in ordine lessicografico. Le permutazioni lessicografiche di 0, 1 e 2 sono 6 possibili combinazioni, che è C2, C3, 2, e queste sono ordinate. Qual è la milionesima permutazione lessicografica dei numeri da 0 a 9? Orca troia. Qualcosa mi dice che qui non programmiamo. Qualcosa mi dice che qui non programmiamo un granché. A 0 a 9. Ok, questo forse lo risolviamo con un po' di carta e penna. Qui non si programma. Allora, ovviamente la prima permutazione è 0, 1, 2, 3, 4 fino a 9. Ok? Usiamo questo come lavagna. Credo, sembra molto facile, eh? Ci penso. Sembra molto facile. Questa potrebbe non essere una funzione, lo faccio soltanto per avere una lavagna. Ovviamente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Questa è la permutazione numero 1. Adesso, quante permutazioni ci stanno se semplicemente io vado a, ad esempio, se prendo le ultime 4 cifre e le permuto tra di loro, cioè le prime n permutazioni saranno date dalle permutazioni delle ultime c cifre qui dentro. Qui ad esempio, diciamo che mi serve sicuramente una funzione che è il permutations, in realtà è n fattoriale permutazioni, ce l'abbiamo, factorial math.factorial, perfetto. Ad esempio, questo lo facciamo for i in range 1 9, print math factorial i, questo qui così, e print, oppure chiamiamo semplicemente lexicographical permutations, vediamo un po'. Ancora troppo piccoli, perfetto. Ok, quindi cosa dobbiamo fare? Cosa intendevo dire con questa domanda? Le permutazioni delle cifre da 1 a 9 sono soltanto 40.320. Le permutazioni di 10 cifre, quella lì era 8, quindi così otteniamo 9, vediamo un po', sono ancora 300.000. le permutazioni di fino a 10 cifre sono 3 milioni e 6, perfetto.
Perfetto. Quindi io dico, se le permutazioni di 9 cifre sono 362.400 per 9 uguale questa cifra qua, per 9 per 9 per 2, questo per 2 e questo qui lo chiamiamo al momento temp, e quindi sappiamo che stiamo nella permutazione che inizia con la terza cifra, col terzo digit più basso, quindi col 2. Ok, quindi che significa? Che significa questo qui? Quanto fa? 75.060, 1.000.000 meno questa roba qui, ce ne avanzano queste. Ora avremo qualche errore by one sicuramente. Quindi, prima cifra è il 2 e rimangono queste permutazioni. Queste sono 40.000. Quant'è la divisione tra questo e questo? Quant'è questa divisione? Intera. Quindi sono 6 cifre più piccole e poi avanza qualche pezzettino. 6 cifre più piccole e avanza un pezzettino. Quindi abbiamo che resto uguale 2. 6 cifre 0, 1, 2, 0, 1, 3, 4, 5, 6 e finite. 6, pam 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 pam, e quindi siamo nella successiva 7. Quante ne rimangono? Rimangono il quoziente di questo qui. Rimangono diviso. Rimangono questo meno questo per 6, ne rimangono 32.320. Va bene anche questo qui per risolvere questi problemi. Rimangono questo qui, 32.320 diviso 5.040. Si può automatizzare questa cosa qui? Sì, ma si può fare anche a mano. 32.320, 5.040. Diviso 50-40 fa 6, quindi meno 50-40 per 6. Quindi siamo nella settima cifra, ups, nella settima cifra del pacchetto rimasto, che sono messe 8 cifre, quindi sarà 8. E siamo nella 2080esima permutazione di 720, quindi per la terza cifra è 013 e rimangono 2080 meno 720 meno 1440 che fa 640. Imparare a esercitare anche la mente. 640. 120 sono 5, la sesta cifra, quindi è l'ultima, quindi è il 9. E qui rimane 40. 24, quindi è la seconda cifra, quindi 01 e 24 rimane 16. 6, 12, terza cifra, 0, 4, 5. 6, 12 rimane 4. Rimase due cifre, 4 è esattamente rimasti 3, 3, 3, 6, 7, mancano 0, 0, 4 e 6, è la quarta permutazione di 0, 4 e 6, 2, 2, 4, 0, 4, rimane 0, 0 e 6. Vediamo, qualcosa ho sbagliato,
Però al massimo sbaglio di una. 7, 9, 8, 6, 2. Te pareva. Però potrebbe sbagliare di pochissima roba. Potrebbe essere 6-0. 0-3, 1-2-1. Eh. 9, 7, 8, 9, 3. Aspettiamo. Resto modulo 8 fattoriale dovrebbe darsi sì, probabile. Qual è il mio obiettivo con Project Euler? Divertimento, migliorare le skill, tutte e due. Più che altro ritrovare un po' di passione, di voglia di scrivere codice. Di mandare il cervello un po' in trip con queste cose e divertirmi. Sono passati 30 secondi. Yes! Ero sbagliato di uno, perché secondo me se prendo 1 milione di permutazioni devo andare alla milionesima, devo partire da uno, non ho messo mai troppo. Risolto, ok, benissimo. Oh, nice work! You advanced to level 1. Hai preso un award. 25 problemi risolti. Il problema più difficile che hai risolto ha difficoltà 5%. Ok, questo non abbiamo neanche scritto codice. Bene, bene. E quindi facciamo così. Spero abbiate capito cosa ho fatto. Spero abbiate capito cosa ho fatto. Mi sono detto, la milionesima permutazione, cioè per mutare solo le ultime 9 cifre, quante permutazioni ci stanno? È uscito fuori 360.000. Quindi, se parto con inizio con 0, tutte le possibili variazioni da 1 a 9 sono 362.000. Quindi quelle lì finiscono e poi devo cambiare la prima cifra, diventa 1. E permuto da 0 a 9 senza l'1 altre 362.000 volte. Non siamo ancora a 1 milione, metto 2 come prima cifra e rimangono le cifre 0, 1 e da 3 fino a 9, da permutare quante volte 1 milione meno 362.000 meno. Che numero è? Ah no, c'è uno 0 di troppo. Meno 362.880 per 2. E poi le rimanenti 9 cifre, fisso la prima e permuto le altre 8. Qual è la prima cifra da prendere? In base alla divisione modulo 8 fattoriale. Forse potevo in qualche modo scrivere il codice. Sono andato a gamba tesa. Perché quello di prima mi ha talmente stancato che l'ho voluto risolvere a mente a questo giro. Ok, facciamo l'ultimo e via. Ok. Facciamo l'ultimo. Siete ancora qualcuno? E abbiamo detto. Sono ancora quelli. Fibonacci number. Allora, sequenza di Fibonacci definita dalla relazione ricorrente. La sappiamo cosa sono definiti i numeri di Fibonacci. Numero di Fibonacci è 1, 1 e poi il numero successivo è la somma dei due precedenti. E quindi i primi 12 numeri sono pam 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 pam. Il dodicesimo termine è il primo che contiene 3 digit. Qual è l'indice del primo che contiene 1000 digit? Vabbè, cioè seriously? Ok. Abbiamo fatto già qualcosa con Fibonacci? Eccolo qua, Fibonacci, even Fibonacci. Non penso che meriti neanche una funzione a sé. Def. L'unica è che ci arriviamo col Python.
a numeri di 1.000 cifre. Diciamo che in altri linguaggi sarebbe stato interessante gestire numeri grandi fatti a mano. Fibonacci number. Digits n pass Fibonacci number digits 1000 print. Ok, adesso facciamo così. Fib uguale a 0, 1, 1. Ah, c'ho voglia Ah, Fibonacci uguale 1, 1. Index è uguale a 2. While il numero di digit di un numero è il logaritmo in base 10. Solo che se chiamo matlog c'è il rischio che me lo converta in float con vari problemi. Quindi vorrei una roba tra stringhe. While stringa Fibonacci in indice 1 while len di stringa di Fibonacci in indice 1 1000 digit, quindi voglio che sia maggiore o uguale a n, quindi finché è strettamente minore di n facciamo qualcosa. Alla fine ritorna Fibonacci in indice 1. Quindi cosa facciamo? Temp uguale fib in indice 0. Fib in indice 0 uguale fib in indice 1. Fib in indice 1 più uguale temp. Ok, perfetto. E non ci interessa il numero, ma ci interessa l'indice, index uguale 2. Quindi qui dentro adesso, finché è così, index più uguale 1, return index. Perfetto, dovrebbe essere a posto. Vediamo ad esempio di fare una roba, una prova con print fib di 1, ma mettiamo ad esempio soltanto 10 digit e vediamo che succede. Eccolo qua. Vediamo un po' se coincide. Sì, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 10, ok. Facilissimo. Facilissimo. Facciamo printare. Boom! È esploso l'universo. Eccolo qua, indice 4782. 4782. Quella è la linea. Ok, 7, 6, 4, 8, 1. E ci stiamo rifacendo, va. Ci stiamo rifacendo. Ci stiamo rifacendo. Ho un nuovo award. Easy Prey. Risolvi 25 dei 50 problemi più facili. Lo so che sto facendo quelli facili. Lo so. Dai, ce ne scappa un altro. Fino alle 4 e mezza posso starci. Ce ne scappa un altro. Allora. Va un botto. Sono 2 ore sul problema precedente. Dai. Allora, questo mi sembra di aver visto che nonostante la difficoltà. Dove sta? Nonostante la difficoltà sia ancora bassa. Però questo è il primo problema che affrontiamo che hanno risolto meno di 100.000 persone. Quindi forse qui qualcuno cede.
Oppure da qualche parte, in qualche corso universitario, si dice risolvete i primi 25 problemi. Però questo è il primo, poi c'è un po' di risalita, quindi questo è un indice importante. Vediamo un po'. Ah, le frazioni. Allora, a unit fraction contiene 1 nel numeratore, quindi un mezzo, un terzo, un quarto, un quinto, un decimo. È anche interessante imparare termini matematici, no? Non siete emozionati da questa cosa? Stiamo imparando termini matematici. Stiamo concentrandoci su problemi matematici, imparando termini, giocando con numeri primi. Si sa mai che uno adesso scopre una nuova formula, qualcosa. La rappresentazione decimale della unit fraction col denominatore 2,10 sono given 0,5, 0,1. Mentre invece, ah, ok, questa è una sorta di numerazione con numeri periodici, no? Mentre 0,1 parentesi 6 significa 0,16 periodico e ha one digit recurring cycle. Ok. Si può vedere che un settimo ha una 6 digit recurring cycle, è periodico con periodo di 6 digit. Trova il valore di D minore di 1000, ok, per i quali 1 su D contiene la longest recurring cycle nella frazione decimale. Ok. Ok, un par di balle, come si fa? Come si fa? Come si fa? Ah, sembra una super cazzo. No, beh, si chiede, conosciamo tutti quanti i numeri periodici, no? Parte intera, parte antiperiodo e periodo. Il periodo è quella parte che ricorre. E ci si chiede qual è il numero minore di 1000, per i quali 1 su D contiene il più lungo periodo, longest recurring cycle, la parte periodica più lunga. Interessante. Immagino che debba fare. Questo è carino. È carino, ma forse non mi sembra difficilissimo. Reciprocal cycle. Vediamo. Ovviamente va già a. Cioè, penso che sia facile da definire questo problema. E devo fare un po' di lavoro per estrarre. Sicuramente dobbiamo fare qualcosa del tipo for i in range 1 fino a n più 1, così n è incluso, max cycle uguale 0, if recurring cycle, chiamiamolo così, i maggiore di max, facciamo così, potrei scriverlo max, ops, max cycle uguale max, max cycle, recurring cycle di, e dopodiché return gli serve sapere il numero, no? Qui devo salvarmi anche i max index, non è max index ovviamente. Ah, qui mi serve la if questo maggiore di max cycle, max index uguale i e max cycle uguale questo return i print reciprocal cycles 1000, facciamo 10, partiamo con 10.
Ok, mi serve definire questa qua. Divide et impera. Divide et impera. Pam def regarding cycle del numero n. Allora. Devo tirare fuori una stringa. Non posso affidare. È chiaro che il junior farebbe una divisione tra intero, farebbe una divisione float, andrebbe a vedere il numero. Non funzionano così le macchine. Non posso fare affidamento alla divisione tra float. Devo andare a estrarre le cifre, costruirmi una stringa. Capire quando sto avendo un ciclo. Capire quando è che sto, che posso fermarmi e dire. Capire quando ho di fronte un ciclo, che non è facile, potrebbe essere molto lungo. E il ciclo c'è necessariamente. Andrew Abigail dice: sono curioso di capire come si fa a capire un numero a un periodo dopo la virgola. È interessante, lo sto cercando di capire anch'io. Non basta che una cifra compaia. Devo trovare un pattern. Il pattern più lungo, ovviamente, ha lunghezza n. Perché il residuo. Il pattern più lungo ha lunghezza n. Del numero 1 fratto n. 1 fratto 327 non può avere un periodo più lungo di 327. Però può avere un antiperiodo. Perché non può avere un periodo più lungo di n? Perché ogni volta che inserisco una cifra è data dalla divisione intera tra il resto e il numero stesso. E il resto non può essere prima del numero stesso. Quindi infatti 7 ha un periodo di 6. 1 diviso 7 ha un periodo di dimensione 6. Come vedete, non può avere dimensione 7 il ciclo, perché vuol dire che due di queste cifre sarebbero nate dallo stesso resto della divisione per 7 e quindi sarebbe già parte del ciclo. Quindi sicuro posso fare un ciclo che vada 1 a n. Ci può essere un antiperiodo anche lungo. Ci può essere un antiperiodo anche lungo. Posso sfruttare il fatto che posso usare qualche euristica. Se io so per n uguale a 20, quant'è la lunghezza del ciclo? 0,05, non ha periodo. So che 40, so che i multipli di 20, no? Se divido per numeri non primi, se divido per numeri non primi, sicuramente non ho periodo. No, cavolata. Cazzata galattica. 6 e non primo, no. Se prendo un numero e faccio la scomposizione dei fattori primi, posso rimuovere ciò che so già non dare contributo, tipo i numeri pari, tipo 2. Tipo i 2. Solo 2. Tutti i fattori 2 posso buttarli. Non danno alcun contributo. Cioè, se 1 su n ha un ciclo pari a x, 1 su 2 per n non dà alcun contributo. Credo. Penso di sì. Quindi i numeri pari posso buttarli al cesso. 7 e 14, 1 su 7 al periodo di 7, 1 su 14 è lo stesso numero diviso 2 allo stesso periodo. Sì, mi convince. Qui potrebbe esserci una regola. Non voglio andarmela a spoilerare. No, non voglio spoilerarmelo. Non voglio spoilerarmelo. The technique della fraction. Non voglio spoilerarlo. Allora, sono abbastanza convinto che
dividendo per 2, ci faccio poco, dividendo per 2, i numeri pari posso skipparli. What about i numeri non primi? What about 9? What about i numeri non primi? Sappiamo che 9 ha ciclo necessariamente pari a 1. Sappiamo. Un nono, due noni, tre noni, quattro noni. E ad esempio 6. Qualcosa mi puzza che i numeri. Qualcosa mi dice che dipende dal numero primo. Cioè, il numero primo più grande. Qualcosa mi puzza che il numero primo più grande. Che un numero primo a sequenza pari a. No, un quinto no. No, 5 non funziona così. Forse sto solo speculando. Forse sto solo speculando. 5. Perché 5 funziona così? Perché un quinto? Perché base 10, 5, 5 è il bucio di culo di essere primo, ma amico di 10. Se vivevamo in un mondo in base 7, 5 era sfigato. Quindi fattori 5, dividere per 5 un numero decimale non aumenta il periodo. In effetti non ho trovato. Non mi spoiler, no, no spoiler, no, no spoiler. I primi non sono base dependent, mentre la rappresentazione periodica è base dependent, bra. I primi non c'entrano, però un po' c'entrano, dai. Immagino che un numero primo ha tre cifre. Ne so, 101 è primo? Immagino dividere 1 diviso 101 ha un periodo di 4. Ha un periodo di 4. 101 è primo, sì. Ok, i primi non c'entrano. C'è un numero pari. Ok, va bene, non speculiamo. Andiamo di brute force. Andiamo di brute force. Però l'assunzione che 1 diviso n ha un ciclo al più pari a n, ci sta. Credo che possa sottrarre tutti i fattori 2 e tutti i fattori 5. Poi. Cazzarola. Ho difficoltà 5%, eh? Allora. Oppure posso costruire on top di quello che ho già costruito. Cioè, invece di identificare 1 su 375, potrei sfruttare cose che ho già sfruttato. Non so se ce la faccio in. Com'è non uso NumPy? Perché voglio. Ho Pandas, cioè non voglio usarli, voglio usare. No, il cervello. Non sto qui per cercare la libreria, già fa il problema. Voglio usare il cervello. Voglio usare il cervello. Ok, facciamo una roba brute force. Facciamo una roba brute force e vediamo che succede. Anche brute force non è facile da definire. Perché devo capire. Allora, so che il massimo ciclo ha dimensione n, è il numero stesso, meno 1. Quindi potrei estrarre tutti quanti i quozienti. In realtà posso memorizzare se ritorno sullo stesso quoziente. Ah, è facilissimo, facilissimo, facilissimo. Mi serve un dictionary. Mi serve un dictionary. D uguale. Così. È un dictionary literal. Python dictionary literal. Posso definire così, perfetto. Ok. Ok, dictionary for i. Ma l'antiperiodo? L'antiperiodo tipo diviso 6, no? 6. Io ho 1, aggiungo lo 0, 10, aggiungo un po' di zeri.
e divido per 6 e viene 1 con il resto di 4. 4 divido per 6 fa 40. 40 fa 6 con il resto di 4. Adesso il 4 l'ho trovato. Quindi devo arrivare al primo numero più piccolo. Ok, l'antiperito è irrilevante. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Potrebbe essere un po' inefficiente. Allora. Intanto devo partire con... andiamo di while true, non fa mai male. While true. Start 1. Ok, start 1. While start minore di n, start uguale start per 10. Ok, e qui abbiamo un numero più grande di n, quindi abbiamo 100, cioè 10 diviso 6. Ora divido, se fa il numero, se non dà resto, ok, se dà resto, vediamo così, R uguale start per 100n. L'attuale risultato non me ne frega niente, è solo il quoziente. Diciamo che 3, 1 su 3, 10 su 3 fa 3. 3 lo butto, resta 1 e 1 va lì. Ok, ci sono. If d in indice r, if d in indice r, if d in indice r è uguale a true, allora stop e return la len delle keys del d.keys. Else d in indice r uguale true. Non so se sto facendo qualche access sbagliato qui. Se può succedere, un elemento nel dizionario. Posso vedere se è presente. In realtà a me serve solo un set. Non serve un... non esiste il set in Python, se non sbaglio. If r in d. If r in d, ok. Se no dr uguale true, ma questo è irrilevante. Posso anche mettere 0. Perfetto. Perfetto. E poi dopodiché start uguale. In realtà questo può tranquillamente essere start uguale start return n, dobbiamo per forza arrivarci prima o poi qui. Questo dovrebbe essere un reachable code. Infatti me lo mette anche grigiato. Boh, potrebbe funzionare. Proviamo 100. Vediamo, poi venga a vedere i vostri suggerimenti. Facciamo qualche ciclo infinito. Oppure gli sto chiedendo troppo. Facciamo così. Facciamo stampare un po' di roba. Vediamo di stampare qualcosa qui. Finché true, start per 10, start per 10. Se start è in D, allora così, altrimenti keys. Ok, non so se devo mettere le parentesi oppure no, eh. Ok.
Vediamo un po', però in realtà credo volevo stampare qualcosa. Print n virgola vediamo se fa qualcosa. Ok, siamo in un ciclo infinito pessimo, non entriamo mai qua dentro. Secondo me sto incartando con, mi sto incartando con i dizionari. È un problema. La logica funziona, ma secondo me stiamo sbagliando qualcosa con i dizionari. Vediamo un po'. Se start è minore di n per 10 un po' di volte finché start non è n. Start per 10. Ok. A un certo punto questo da qui usciremo. Print start. N, diciamo così, print n, print start. Start uguale start per 100 n. Metti che viene 0. Ah, se viene 0, ecco il problema qual è. Se viene 0, if start uguale a 0, return 0. Ok. Print recurring cycle 3. Vediamo un po'. Allora, ho dimenticato di stopparlo. ok, questo non l'abbiamo mai testato. Il regarring a 100. Un po' troppe print. 100, 100, 100. Max cycle, non so più cosa sto stampando. Vediamo un po' di roba. Vediamo un po' di roba. Secondo me va, ma voglio via queste print che spammano. Adesso faccio 100. Non credo che c'è nessun numero fino a un centesimo. Se recurring cycle di maggiore che max index è i, va da 1 a 100 e il recurring cycle di 100 non è maggiore di max cycle. A parte questo lo sto facendo 2 volte. RC uguale questo, if RC max cycle uguale RC. Ehi, grazie, Chenzone. Grazie. Allora, max cycle è 0, max index è 0. Partiamo da i. Facciamo così. Print i virgola RC. Mi aspetto di vedere tutti i numeri da 1 a 100 col proprio recurring cycle. Vediamo un po'. Allora, vedete, interessante. 97 a ciclo di 86. Vediamo se i numeri combaciano. Allora, 3 a ciclo 1, 6 a ciclo 1, 7 a ciclo 6. Sento puzza che siamo sulla strada. Sento puzza che siamo sulla strada giusta. 9 a ciclo 1, 11 a ciclo 1, 14 a ciclo 6. In effetti è 7 per 2, per cui un numero di suo 14esimo. Siamo sulla strada giusta. Adesso 100, 0. Perché torna 100? Ah, beh, no, non, perché sono un coglione. Ecco che cosa c'è. Dovrà max index.
Ecco perché torna 100. Bene, vogliamo essere brave e fare 1000? Pam! Ale! Indice 900, numero 983, che ha lunghezza di ciclo di 884. Quindi mi ci dice che 1 diviso 993, se questo computer visualizzasse bene tutto, se visualizzasse tutto quanto, avrebbe un ciclo di 884 cifre. Qui puzza anche che c'è qualcosa di importante, perché c'è una forma in 900. Magari scopriamo che è usato per qualche crittografia e cose varie. No, in realtà è in forma di merda per studenti di merda. Ok, mi dicono quindi che questa è la soluzione. 0, 8, 9. 7, quello lì, 7, 8 e oh yes! Bene, 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 vediamo un po' a questo punto il suggerimento, il link che ci suggeriva precedentemente Artes. Detecting that a fraction is a repeating decimal. Given a fraction, vediamo un po'. Without manually dividing, è possibile? Vediamo un po' qui. Da Wikipedia. Non significa niente. I decimali sono sempre periodici, ovviamente. Buh. Non mi sembra che molto. Non mi sembra allineato con quello che volevamo fare noi. Comunque, problem solved. E con questo sono 2 ore e mezza che sta streamando. Orca troia, non sono manco andato al bagno. Bene, però mi sono divertito. Abbiamo avuto problemi tosti, problemi che ci hanno fatto perdere tempo in debug. Questo sono curioso di vedere se c'è un thread di discussione. Vediamo un po'. Minchia, la gente l'ha fatto in tre linee di codice. Però vediamo un po' se. Vediamo un po' precisioni. Se vabbè. Ma dai. Banale. Vediamo un po' se c'è qualcuno che implementa come ho fatto io. Resto. Lunghezza. Boh, troppo di troppa. Non c'ho voglia. Bene, ragazzi. Bene ragazzi, sono molto divertito e spero anche voi un po' ci siamo fatti compagnia. Adesso vado a prepararmi che alle 5 e mezza si va a scalare l'Wettliberg, la montagna qui di Zurigo. E poi stasera, mi raccomando, RIP Marathon TED Talk, vi voglio tutti caldi. A stasera ragazzi, è stato un piacere. Ciao.